Buongiorno a tutti, prego. Buongiorno a tutti e benvenuti a IF, all'ultima giornata di IF. Intanto che i ragazzi si seggono, prendiamo posto vabbè, e vi introduco. In realtà potrebbero esserci tantissime parole o pochissime parole per introdurre loro, che di fatto sono notissimi, infatti la sala è super piena. C'è chi organizza un tributo per i Foo Fighters e chi organizza il tributo per i Rock in Mille. Noi siamo qui a organizzare il tributo per i Rock in Mille. Noi siamo, allora, ho parlato adesso Fabio Zaffagnini, forse lo avete visto tutti in video e quindi lo conoscete già, è l'ideatore, il dreamer del gruppo dei Rock in Mille. A nome degli organizzatori di IF vi do veramente un enorme benvenuto. Per noi è stato importantissimo avervi qua. Grazie. A IF si parla di ispirazione, si parla di creatività e voi siete sicuramente l'evento che in questo anno ha colpito più l'animo, credo, di tutti noi, infatti si vede anche dal pubblico in sala. Allora, è per di più la loro prima uscita pubblica, tutti insieme, e questo ci permette di vedere subito che c'è sicuramente un grande uomo con una grande idea e delle grandissime professioniste, tutte donne, di fianco a lui. Fabio. Vabbè, io credo che non mi riprenderò mai più da questa esperienza, davvero. Cioè, prima eravamo a pranzo, Claudia mi prendeva in giro perché continuavo a fissare il vuoto senza dire una parola. Credo che continuerò così. Comunque, sì, Com'è nata? l'idea è nata per gioco, dal mio desiderio personale di riuscire a vedere una delle mie band preferite nella mia città, che è Cesena. Riuscire a ottenere una cosa del genere era praticamente impossibile, quindi bisognava mettere in piedi un progetto che fosse sulla carta praticamente impossibile, cioè far suonare insieme 1.000 persone, farle suonare bene. Poi dopo, nel prosieguo di questa discussione, si affronteranno tutte le varie tematiche. E quindi partendo dall'ispirazione che ho avuto tipo 15 anni fa a seguito di un film che è un capolavoro della cinematografia moderna, che è School of Rock di Jack Black, lui fa c'è questo extra content in cui chiede ai Led Zeppelin di concedere un pezzo per questo disco. E fa questa preghiera avendo sullo sfondo tanta gente che fa del casino. E dice che se qualcheduno vuole ottenere davvero qualche cosa deve desiderarlo, deve essere disposto a implorare le persone per ottenerlo, e funziona molto meglio se ci sono 1.000 persone dietro che urlano. E quindi questo numero 1.000 mi è rimasto in testa per tantissimi anni, praticamente informe, fino a quando un giorno guidando per le campagne cesenati ho collegato il numero 1.000 ai Foo Fighters, ho pensato 1.000 persone che urlano, 1.000 persone che suonano, e quindi da lì è partito tutto fondamentalmente. Io di estrazione sono un geologo marino, adesso faccio di tutt'altro, però comunque la mia formazione è quella, serviva un team, e quindi la prima cosa che ho fatto subito dopo aver avuto questa idea è stata mettere in piedi un team con i controcazzi, si può dire. Cavolo, se si può dire. E quindi ho la fortuna di avere tantissimi amici, tantissime amiche, tanti dei quali sono degli ottimi professionisti in tanti ambiti, e quindi li ho contattati una a una, o meglio, per raccontare questa che era un'idea folle, per cercare di capire se c'era la possibilità di realizzarla, se c'erano le competenze per realizzarla. Ho cercato di trovare per ogni persona che ho coinvolto la chiave che potesse convincere loro e motivare queste persone. Quindi, nel mio caso, la chiave per convincere me è il mio amore per la musica rock, per i Foo Fighters, mentre magari le motivazioni di altri potevano essere differenti, che ne so, il desiderio di fare qualche cosa di strampalato, il desiderio di dimostrare al resto del mondo che le proprie competenze, la propria personalità e professionalità possono emergere in qualche modo, il desiderio magari di riunire un gruppo di amici che vivono in tante città lontane
una sta a Roma, l'altra stava spesso a Torino, una sta a Bologna, una sta a Firenze, una sta a Milano, tutti, molti di questi sono proprio amici di infanzia e c'era un desiderio comune di ritrovarsi e fare qualche cosa insieme. Quindi bene o male la motivazione di ciascuna di noi è stata molto differente e sicuramente l'amore per la propria motivazione è molto più forte per l'amore di un progetto, perché se tu provi un amore intenso per il motivo per cui fai quello che fai, sicuramente è più facile stringere i denti quando le circostanze te lo richiedono e sicuramente è più facile lavorare e trovare la determinazione giusta per farlo. E quindi la prima persona che hai coinvolto chi è stata? La prima persona che ho coinvolto è stata, mi sembra di ricordare, Anita, ma solo per la regista del video, solo per una questione però di velocità, di occasione di incontrarsi. Qui dopo c'è stata Claudia per la questione della produzione, Martina per tutto il discorso della comunicazione, perché effettivamente adesso col senno di poi tutti dicono: ah, che figata, è stato bello, siete bravi, il risultato è stato strepitoso, però a quel momento non si sapeva davvero, non si aveva davvero idea del risultato che sarebbe saltato fuori, poteva saltare fuori un completo disastro, una sorta di cacofonia totale, di rocchettari ubriachi, ecco, cioè, poteva succedere anche questo, cosa che non si è verificata. Beh, però il fatto di aver pensato subito al video per noi comunicatori in realtà non è indifferente, cioè, perché una cosa è organizzare un evento, un'altra cosa ragionarlo già in termini della realizzazione di un contenuto video, che poi era l'unico modo forse per far uscire da Cesena questa attività. Sì, cioè noi per fare in modo che i Foo Fighters accogliessero questa call era necessario che questa call la vedesse tutto il mondo, perché non è che mandi una mail a info@davegrohl.com e gli chiedi: senti, vuoi venire a Cesena? E va bene, quindi a un certo punto chiami anche la Claudia Spadoni. Claudia Spadoni, ciao. Ciao. Claudia Spadoni è una esperta di eventi, in realtà noi abbiamo lavorato anche insieme. Claudia è una PM di Filmaster e ai quei tempi, la prima volta che l'ho sentita parlare dei Foo Fighters, ad esempio, era impegnata nella realizzazione di Expo. Una cosa da poco. Sì, perché nel mentre abbiamo tutte fatto tante altre cose, mentre partecipavamo a questo progetto matto, che comunque sì, è nato proprio per l'amore di fare questa figata. E quindi sì, in quel momento stavo lavorando ad altre cose e comunque sì, ci siamo confrontati. La prima cosa che ho fatto io personalmente è cercare di capire con che soldi fare questa cosa e quanti ce ne servissero. Avevamo deciso fin da subito di mettere il nostro progetto su una piattaforma di crowdfunding e quindi bisognava anche stabilire che tipo di budget ci servisse e quanto potevamo realmente anche raggiungere sostanzialmente. Quindi abbiamo definito appunto questa cifra, che sono stati 40.000 euro, e poi dal di lì in realtà più Fabio e Martina così hanno cominciato a strutturare il progetto di comunicazione per far sì che, insomma, che questi soldi si raccogliessero realmente. Ma questi 40.000 euro non erano 40.000 euro da budget di produzione per l'evento o erano i 40.000 euro che comprendevano anche la comunicazione? Allora, questo è un tema dolente. Allora, il nostro budget è al netto delle persone, ovviamente. Tutti noi abbiamo lavorato per passione, per cui considerando che la comunicazione è fatta soprattutto di lavoro di persone, non c'era un budget per la comunicazione, sostanzialmente. Quindi era un budget... 100 euro in Facebook Ad. Ma sì, 100 euro in Facebook Ad, giusto. Quindi voi siete partiti dicendo: facciamo questa è l'idea, va bene, facciamo sì, un budget per capire cosa, cioè, ci costa fare la produzione. Dovevamo fare sì, un budget che fosse per cercare di metterlo su una piattaforma di crowdfunding, non poteva essere una cifra esorbitante, perché bisognava anche essere un pochino realisti
in questa follia, per cui abbiamo quantificato quelle che erano le risorse per fare l'evento e per fare le registrazioni, per fare il montaggio, e servizi e quant'altro che ci servisse per quella giornata. Poi tutte le risorse, tutti noi e comunque tante altre persone, che poi dopo anche Marta poi ci racconterà meglio, perché noi abbiamo raccolto col sito, dovevamo non soltanto raccogliere dei finanziamenti, ma raccogliere anche dei volontari, che noi abbiamo chiamato ambassadors. Quindi poi magari su come, proprio dalla nascita del sito e come raccogliere queste persone, lascio poi anche a Martina. Allora, Martina Pieri è la responsabile del social e della strategia digitale dei Rocchi Mille. E vi dico solo questa cosa: Mariana Ghirlanda di Google è venuta, vi insegno in Bocconi, è venuta in Bocconi a fare una lezione, e quando alla fine della lezione le è stato chiesto: ma ci fai un esempio di una case history, no? Veramente che è stata molto importante, lei non ha avuto dubbi e ha detto i Rocchi Mille. Dicendo, spiegando che avevano utilizzato il canale YouTube in maniera perfetta, con una strategia particolarmente intelligente e rara. E io mi sono emozionata tantissimo. Grazie. Come l'hai fatto? Allora, partendo dal budget e dalle esigenze di produzione, abbiamo identificato i nostri obiettivi, che erano quelli di reclutare ambassador volontari e poi donatori. Per poter fare raggiungere questi due obiettivi, dovevamo crearci una credibilità, perché eravamo dei perfetti sconosciuti, e dovevamo poi far appassionare le persone a questo progetto, fargli capire che era una cosa tanto divertente che poteva essere fatta. Quindi, partendo dalla credibilità, ci abbiamo messo le nostre facce, non avendo un brand, quindi è partito con un teaser, una fase di un mese e mezzo, dove ognuno di noi lanciava dei piccoli indizi su questo piano che avevamo in mente, senza rivelare nulla. E poi, fino alla call e alla rivelazione del progetto stesso attraverso un video. L'utilizzo del mezzo video è stata una costante di tutto il progetto, sin dall'inizio. Abbiamo registrato un video, l'abbiamo messo online e l'abbiamo diffuso attraverso i social e attraverso la stampa. E poi da lì abbiamo cominciato ad informare, perché all'inizio era molto macchinoso, la gente faceva fatica a capire che cosa volevamo. Volete portare i Foo Fighters o volete far suonare qualcuno? Ma i Foo Fighters vengono con 40.000 euro, a cosa servono questi 40.000 euro? Insomma, c'è stato tutto un momento in cui abbiamo dovuto proprio essere molto informativi, e l'abbiamo fatto sempre attraverso video, grafica, e però cercando di avere un tono molto ironico, divertente e anche molto local, perché comunque in quel momento il nostro pubblico di riferimento principale erano i cesenati, i romagnoli, e la nostra call era Romagna calling the Foo Fighters, e quindi lì l'idea di Fabio di fare anche un cartone animato che spiegava cos'era il crowdfunding, come funzionava in dialetto romagnolo, e poi tutti i musicisti, era quello dei rocker, dei musicisti, era l'altro pubblico, perché dovevamo portare poi 1.000 musicisti, che è stata una faticaccia. E niente, quindi diciamo che per tutti i primi mesi del progetto è stato questo, alternare tra il caricare le molle e l'entusiasmare, dire ragazzi ce la stiamo facendo, cioè questi sono i nostri progressi, stiamo andando avanti, e far capire quali sono i nostri obiettivi, quindi dateci una mano, credeteci col crowdfunding, eccetera. Avete avuto anche, mi ricordo che Fabio, la prima volta che ci siamo incontrati, ci ha raccontato che ad un certo punto c'è stato anche un problema, no? Per dire, la delicatezza del raccontarsi. Sì, abbiamo avuto due problemi principali. Il primo è stato quando è stata annunciata annunciate le due date del tour dei Foo Fighters, e una era a Bologna. Quindi lì sembrava quasi un po' indebolire il nostro progetto. Vengono a Bologna, vengono vicino a casa, che bisogno c'è di farli venire per forza a Cesena?
E il secondo momento è stato quando non era arrivata la scadenza del crowdfunding e non avevamo ancora tutti i 40.000 euro. E lì cosa avete fatto? Ci siamo parlati e qui apro e chiudo una nota sul come ci siamo parlati, perché come diceva Fabio, noi viviamo tutti in città diverse e abbiamo fatto una sola riunione nel corso di quest'anno. E prima del 26, quindi è stato tutto scambio su WhatsApp, telefonate e qualcosa su Skype, e lì è stato uno dei momenti più densi per il nostro telefono, perché dovevamo decidere come fare. Maria Grazia, forse ne vuoi parlare tu, come abbiamo deciso di affrontare la crisi? Allora, la prima crisi è stata molto interessante, perché di fatto quando tu presenti un progetto come questo ti esponi anche giustamente alle osservazioni, alle critiche delle persone, no? In quel momento Fabio è stato attaccato tantissimo, tra l'altro, perché quando le persone hanno incominciato a dire vabbè, ma hanno annunciato verranno il 12, il 13 a Bologna, il 14 a Torino, ci siamo fermati un attimo per capire, insomma, come rispondere alle persone, come far capire loro che questo sì nasce come tributo ai Foo Fighters, ma in realtà è un tributo alla musica. Quindi noi ci siamo detti, a che punto siamo arrivati? Abbiamo fatto tutta questa fatica, tutto questo lavoro, vogliamo lasciar perdere solo perché hanno annunciato il loro tour con la data italiana? No, noi siamo partiti a dicembre. Dicembre 2014 c'è stato il vero primo lancio stampa ufficiale, che di fatto ha portato il piano locale Cesenate subito internazionale, perché nazionale l'abbiamo saltato a pie pari, e l'attenzione dei giornalisti sul nazionale è arrivato subito dopo che ne hanno incominciato a parlare a livello internazionale. E di fatto, secondo me, abbiamo fatto bene, perché avevamo tante paure, però dentro di noi era chiaro che l'occasione, la band, il contesto erano importanti, ma c'era qualcosa sotto che era ancora più importante, che non si poteva fermare con questa data, insomma, sostanzialmente. E invece, per quanto riguarda la seconda crisi, quella più, diciamo, per finire economica, sì. Vabbè, lì devo dirvi subito che noi abbiamo incontrato molta diffidenza. E questo non solo da parte degli sponsor, ma anche da parte, perché poi erano anche loro dei donatori in parte, no? Ma anche da parte della stampa. E oggi a voi sembra strano, però in quel momento di fatto noi eravamo, come dicevamo prima, dei perfetti sconosciuti e nessuno si sentiva di esporsi rispetto a questa grande scommessa. Quindi tanti complimenti fin da subito per l'originalità dell'idea. Tantissimi complimenti, ma anche tante pacche sulle spalle, qualcuno che ci ha detto non ce la farete mai. E quindi è stato molto faticoso arrivare fino poi ad un certo punto, in qualche modo il cerchio si è chiuso, poi su questo magari passerò la parola a Marta, che meglio di me vi può raccontare come è stato intenso e duro il suo lavoro. E posso però dirvi che sia a livello di sponsor che a livello di media partnership, oggi c'è qualcuno che si sta mangiando le mani e forse è saltata anche qualche testa in qualche ufficio. Noi non lo sappiamo, però visto che ci hanno fatto... Ci dispiace neanche, cioè sembra... È una questione di intuito, forse i manager bravi e quelli meno bravi si differenziano proprio in questo, chi ha intuito e chi non ne ha. Non voglio poi, insomma, chissà io come mi sarei comportata al loro posto, non lo so. Però di fatto cosa succede? Succede che quindi voi non arrivate a quei 40.000 euro e quindi dovete decidere se metterceli voi di base. Cioè se fermarvi e restituire i soldi, non so che piattaforma avesse scelto, oppure se metterceli voi e andare avanti. E lì... O cercare di farlo ancora con meno. Quindi... E lì decidete... Allora, passo la parola a Marta, che è la persona che ci ha aiutato e che si è occupata del fundraising, oltre che invece della gestione, diciamo, dell'organizzazione degli ambassador, quindi un ruolo molto importante. Marta Guidarelli. Buonasera a tutti. Chiudiamo il punto sulla crisi del pre-chiusura del crowdfunding. Ci siamo
confrontati internamente con l'onestà che ha sempre contraddistinto le nostre conversazioni. Abbiamo spesso riso, tantissime volte litigato, discusso, eviscerato ogni tema sempre con grande sincerità e grande rispetto delle opinioni di tutti, e questo credo che sia stato uno degli elementi che ci ha portato a prendere le decisioni con grande serenità. In quell'occasione abbiamo deciso di metterci la faccia, in particolare sempre quella di Fabio. Gli abbiamo chiesto, poiché letteralmente avevo bisogno di tempo, perché gli sponsor cominciavano a crederci, perché il progetto prendeva forma, perché stavo diventando una stalker e quindi cominciavo a descrivere anche di notte a chiunque incontrassi per strada le cose, persino al panettiere sotto casa mia avevo chiesto i soldi, ci credevo tanto, credevo solo di avere bisogno di più tempo per continuare a raccogliere, quindi ho chiesto al team e a Fabio di allungare la scadenza. Fabio era un po' perplesso all'inizio, mi ha detto che era una cosa un pochino delicata perché una piattaforma di crowdfunding funziona proprio con la logica, la dinamica della scadenza chiara e certa. Gli ho risposto che saremmo stati altrettanto chiari, avremmo chiesto un tempo certo e non infinito entro il quale poi ci saremmo onestamente guardati in casa. Non ti nascondo che avevamo anche pensato di autotassarci, eravamo arrivati alla mezzanotte dell'ultimo giorno della raccolta fondi che io avevo in canna al bonifico perché non ne potevo più, ho detto adesso basta, ce li mettiamo dei nostri e via, così poi facciamo questa cosa. E così andate avanti, è riuscito un mese in più e riuscite a raccogliere i soldi che servivano per attivare la produzione. Corretto. Da un mese circa 12.000 euro, non vedo chi è perché c'è un faro in faccia, comunque sì, circa 12.000 euro ancora. E li trovate? Questi sono privati o sono sponsor, sono aziende? Un po' un po'. Fai un 50%. Ok, a quel punto riuscite ad avere questi soldi, quindi parte la produzione di fatto. E come si fa? Come sempre. No, come si fa? Bisogna chiamare mille musicisti? Sì, no, allora i musicisti nel mentre li stavamo già raccogliendo e loro erano preallertati per questa data del 26, sapevano che sarebbe successo qualcosa. Ovviamente per attivare la produzione abbiamo attivato dei fornitori, per riuscire comunque a stare dentro queste economie ci sono stati tanti fornitori locali che ci sono venuti molto incontro con dei prezzi che sono molto più rappresentativi che reali. E quindi abbiamo creato diciamo un team anche per, cioè, al di là del nostro team, proprio nella giornata di evento c'era bisogno di rinforzi, che sono sempre queste persone che a titolo volontario, alcuni più professionisti, altri ragazzi che comunque appunto si erano iscritti nel sito ed erano diventati i nostri ambassador, che erano lì presenti per queste due giornate e mezzo un giorno e mezzo di allestimento e la giornata di evento. Ovviamente la cosa più critica devo dire, a livello di realizzazione dell'evento, credo sia stato quando dovevamo comunque stabilire come posizionare i musicisti, perché comunque era una cosa abbastanza mai fatta, per cui per quanto si possano fare scommesse su posizioni, consultarsi, fonici, eccetera, cioè era comunque, bisognava a un certo punto decidere come metterli giù. E quindi appunto noi in realtà una riunione tecnica l'abbiamo fatta, perché no, due ne abbiamo fatte, mi sembra, una dopo il lancio del sito e poi una poco prima dell'evento. E quindi con fonici e un po' la squadra un po' più produttiva abbiamo definito queste cose, quindi ovviamente la gestione dei musicisti poi è stata, vista la massa e la numerica di persone, li abbiamo un pochino cadenzati, cercato di organizzare comunque anche il loro arrivo oltre che la loro posizione. Se posso aggiungere qualche cosa per quello che riguarda la gestione dei musicisti. Tutto è passato attraverso una piattaforma online, cioè i musicisti dovevano compilare un form, inviare un link attraverso il quale noi, nella fattispecie quattro musicisti o maestri di musica, dovevano valutare questi musicisti che si candidavano attraverso questo video. C'era qualcuno che mandava il video magari di
so, brani live che avevano fatto, così altri che invece nella loro cameretta si erano registrati davanti alla videocamera dicendo: ah, io mi chiamo Fabio, vengo da Fusignano di Ravenna, ci tengo tantissimo, questa qui è la mia cover di Learn to Fly. Poi si mettevano a strimpellare e queste quattro persone dopo li dovevano dividere in normali, bravi, scarsi e non idonei. No, io non l'avevo detto. Vabbè. E quindi dopo, no, vabbè, ma, ma tanto non lo sapevano ovviamente la nostra valutazione. Dopo i bravi avevano una sorta di versione che dovevano suonare, gli altri avevano delle versioni semplificate. I bravi poi erano posizionati vicino ai microfoni, gli scarsi invece erano un po' più lontanini. Ce li avevano tutti i microfoni. No, dai, dai. No, poi li avevano chiamati main e... Main, ah sì, dopo anche lì c'era un discorso perché c'era main e front. Sì, noi li avevamo chiamati main e front, che comunque è la stessa cosa praticamente. Sì. No, perché per non dire che ne so, prima fascia, seconda fascia, terza fascia, i front erano quelli un po' più bravi, così insomma. E i main erano bravi uguale. E poi dopo praticamente ogni musicista aveva comunque una pagina personale all'interno della quale c'era tutti i vari tutorial, il brano che dovevano suonare, le istruzioni del guru, i consigli, le informazioni legate al loro arrivo. Avevamo fatto una sorta di piattaforma di car sharing interna in modo tale da mettere in contatto le persone provenienti dalla stessa provincia in modo tale che potessero dividere le spese e riuscire ad arrivare a Cesena spendendo il meno possibile, perché comunque tutte queste persone sono venute a spese loro. Noi dovevamo cercare di agevolarli il più possibile, le convenzioni con gli alberghi, vai a litigare con l'ufficio del turismo che è stato gentilissimo, però per riuscire a garantire a ciascuno di essi il miglior trattamento possibile. Quindi bene o male, per riuscire ad automatizzare tutto, abbiamo costruito fondamentalmente da zero questa piattaforma. E abbiamo fatto anche il... essendo che molti venivano da lontanissimo, volevamo fare qualcosa che rendesse questa esperienza un po' più prolungata, insomma, per giustificare anche il viaggio. E quindi abbiamo organizzato un weekend all'Insegna del Rock, quindi l'evento era la domenica, avevamo organizzato la serata del venerdì, delle jam session in giro per la città. Chiunque si registrava poteva avere un angoletto in giro per il centro storico di Cesena dove suonare come artisti di strada. E il sabato sera invece avevamo organizzato una mega festa in un locale per far cominciare anche un po' far creare l'atmosfera, farsi conoscere un pochino. La nota di colore: il venerdì dei live in strada in giro per Cesena io mi nascondevo dietro agli alberi perché c'era la SIAE che mi inseguiva sul serio. Vabbè, poi vi siete nascosti e poi l'avete fatto, cioè, e com'è stato? No, io non ce la faccio. Vabbè, lo dico io con le parole magari della community, con le parole di chi era lì presente. Un'esperienza indimenticabile, un'esperienza che ha segnato le persone sulla pelle. È stata un'esperienza che le persone dicono porteranno con sé per sempre, la ricorderanno per sempre, hanno conosciuto, hanno fatto altre persone con cui scambiano ora giornalmente la passione per la musica, consigli, informazioni. Sono organizzati in un gruppo, nello specifico gli Ambassador e i Mille Rockers, e si sono dati un nome, i Millini, eccone uno là, grande! Ciao! Grazie. E quindi queste persone sono arrivate che non sapevano bene come noi cosa avrebbero vissuto, cosa si sarebbero trovate davanti. Erano un po' tra il perplesso, l'accaldato e il cavolo, oggi potevo stare al mare. E poi c'è stato anche tutto quello che è stato vissuto dalle persone che hanno visto il video.
E quella è la nostra grande paura a quel punto, che tutta l'emozione vissuta quel giorno, l'entusiasmo, non potesse arrivare a chi non era lì. Quindi che non fosse una bolla e che non arrivasse. E invece attraverso il video questo è arrivato al suo 80% di potenza, direi di sì. Tant'è che poi i commenti di chi ha visto il video è pelle d'oca, emozione, entusiasmo, credo di nuovo nel genere umano, viva l'Italia, l'ascolto tutte le mattine per darmi la carica prima di andare in ufficio, ed è un po' quello che abbiamo vissuto anche noi. Quindi veramente la scommessa del video è stata vinta al 100%. Perché voi di fatto dovete fare un video, ma dovete farlo arrivare ai Foo Fighters, cioè non è che dovete tenervelo in Cesena, come dire, no? E quindi so che lì avevate studiato una strategia sulla base di questo investimento di 100 euro. Allora, come è arrivato sto video? Spadoni, quanti soldi abbiamo rimasto in cassa per poter far arrivare il video? Ecco, sì, la risposta è stata zero. E, no, diciamo che dopo avevamo pensato che in Italia la copertura ci fosse, eravamo sicuri di questo. Ci eravamo dati come stima di visualizzazioni 1.000.000, 2 nella più rosa delle aspettative. E poi avevamo pensato a un minuscolo budget per gli Stati Uniti e poi ci siamo guardati in faccia e detto, cioè, scegliamo una città, perché con questo possiamo fare una città. Poi abbiamo avuto un aiuto di uno dei ragazzi che è nel gruppo con noi, che dopo aver visto il video, ero in ufficio, nel mio ufficio, qui spero non ci siano i miei colleghi, ero in ufficio e avevamo quindi avevamo 400 euro, avevamo pensato da mettere per 300 euro su Facebook Ad per spingere il video solo a New York. E poi dopo aver visto il video, questo ragazzo del gruppo mi manda su WhatsApp il numero della sua carta di credito dicendo: Martina, non so quanto c'è, possono esserci 1.000 euro, usali tutti perché questo video spacca e noi dobbiamo usarlo. Fortunatamente nel frattempo le visualizzazioni, il conteggio delle visualizzazioni su YouTube aumentava, e hanno detto guarda, forse non ce n'è bisogno. E detto questo però, perché molti ci chiedono ma come avete fatto? Abbiamo 5 minuti. Ecco, e molto basta. Velocemente c'è stato tutto un lavoro di preparazione appunto lungo un anno, sugli utenti, sugli appassionati di musica, ma anche lato stampa, che poi nel momento del lancio ha sicuramente dato quella visibilità, quel boost, che un contenuto messo online da un giorno all'altro senza nessuna preparazione avrebbe. E tu non te la senti di raccontarci cosa ti è successo quando ti è arrivato il controvideo Foo Fighters che diceva ciao Cesena? Ero nel mio altro ufficio di Bologna, che faccio il mio lavoro normale, spero che non ci siano i colleghi. Ma no, ero al telefono con un mio amico che mi faceva i complimenti, mi hanno segnalato questo video, credevo fosse un sosia, che volesse fare uno scherzo, è venuto molto bene. E cosa devo dire? Insomma, mi sono messo a piangere, mi sono rotolato per terra, ho detto non ci credo. Così. Cioè, pensare che una persona che sembra, cioè, che è effettivamente irraggiungibile, cioè sembrano queste figure, fino a che uno non ci ha a che fare direttamente, non sembrano quasi reali, cioè sembrano delle entità non terrene che ogni tanto fanno la loro apparizione per un concerto, poi dopo svaniscono. Riuscire a ottenere un video in cui questo ti dice in un italiano fantastico ciao, che bello, che bellissimo, che poi è diventato una sorta di mantra di tante persone, e dice ti amo, e poi dopo mima questo mezzo bacetto venuto male, cioè dicevo, allora è umano anche lui, no?
Vabbè, poi tu adesso che dobbiamo veramente chiudere, quindi tu in realtà volerai a un certo punto negli Stati Uniti per andare ad incontrarli, per discutere di questa loro venuta in Italia. Sì, e lì verrai anche riconosciuto all'aeroporto, giusto? Da un signore della sicurezza. Sì, dopo abbiamo ricevuto questo invito dai Mumford & Sons, che tenevano un concerto in un posto sperduto che si chiama Walla Walla, dove suonavano anche i Foo Fighters. Noi già solo per il nome Walla Walla avevamo già deciso di andarci. E quindi niente, ci siamo fatti aiutare da uno sponsor che è qua presente, che ringraziamo, e ci ha aiutato a andare oltreoceano, riuscire a incontrare effettivamente i Foo Fighters, e abbiamo un attimo fatto due chiacchiere, lunghi abbracci, un po' di racconti, abbiamo un attimo posto le basi per il loro arrivo a Cesena e per il loro concerto. È stato un momento emozionante, bello, proprio bello. Poi sono arrivati però, siete reduci. Ecco qua invece passo la palla a qualcun altro. Quanto abbiamo? Siamo già fuori tempo? Sarò veloce. Niente, sarò velocissima, anche perché è stato tutto molto veloce. Nel giro di neanche 2 settimane e mezzo ci hanno detto: abbiamo deciso la data, arriviamo, è il 3. E punto. Sono arrivati, è stato un concerto molto generoso, molto, moltissimo, perché era molto intimo, solo 3.000 persone, il Carisport è molto piccolo, però all'interno della scaletta, insomma, si sono fermati spesso per ringraziare i musicisti, prima di tutto per ringraziare Fabio, lo hanno fatto sedere sul trono di Dave Grohl, hanno fatto suonare un musicista, il batterista con la cresta che vedete all'inizio del video. E abbiamo avuto anche il piacere di conoscerli, anche noi che non eravamo andati a Walla Walla, quindi tutto il team ha avuto, insomma, questa possibilità. E la cosa bella è che noi dopo avevamo una festa di chiusura al Teatro Verdi, che è il locale di Cesena, e non ce l'aspettavamo, invece Dave è venuto a trovarci anche là. Quindi finito il concerto di 2 ore e mezza, stranchissimi, noi siamo andati a fare la birra di chiusura, ci siamo trovati lì e lui è arrivato lì per rilassarsi con i suoi amici. E questo forse è uno dei gesti, insomma, più... Sì, poi sul palco c'erano un po' di musicisti che avevano portato un po' di strumenti e Dave Grohl si è messo a suonare con loro a Johnny B. Goode e Come Together, in una sorta di piccolo privé in cui ci hanno dato dentro come dei matti. Indimenticabile. Solo ne abbiamo approfittato di questa data in realtà anche per fare nelle giornate di lunedì e martedì delle interviste a musicisti, cercando di intervistare il più possibile, ma comunque le giornate hanno sempre 24 ore, per cui ne abbiamo intervistate qualche centinaia, perché stiamo lavorando ad un documentario di questa storia, quindi adesso abbiamo del materiale, ne raccoglieremo altro e... ve lo facciamo sapere. Ci sarà un altro video di Fabio Zaffagnini che annuncia la data del documentario.